Dani, Eccoci. siamo qui, siamo arrivati quest'oggi. Diciamo che faccio sempre la premessa della difficoltà che io ho nel fare queste interviste. Perché? Perché io conosco già la vostra situazione, quindi dobbiamo cercare di far passare un messaggio e quindi non voglio dimenticarmi nulla. Infatti anche tu correggimi se magari mi dimentico di un dettaglio importante. Partirei però perché noi da quanto lavoriamo Da esattamente? luglio, A luglio, esatto. luglio-agosto, sì, che abbiamo preso diciamo, il pacchetto diciamo, del corso insieme al percorso, perché poi anche con Mattia, il mio socio, appunto avevamo detto, cioè, noi abbiamo un obiettivo e per arrivare a quell'obiettivo dobbiamo andare da comunque chi già lo ha fatto o comunque chi ci aiuta ad arrivare a quell'obiettivo. Certo. Quindi ovviamente ci siamo affidati a te, a voi, insomma, e sta andando molto bene, direi, rispetto diciamo, poi altre scelte che, senza diciamo, entrare nel dettaglio, abbiamo fatto, che comunque ci siamo trovati male, però diciamo con te. Diciamo i risultati, anche la qualità, l'approccio, no? Sia per quanto riguarda ad esempio, vabbè, non solo i prezzi, ma anche la gestione un po' con i proprietari, con le situazioni, analizzare un po' più a fondo anche le opportunità, se appunto sono opportunità oppure no. Ecco, quindi Certo. questo ci ha aiutato tantissimo. Verificare la fattibilità di un'operazione anche. Sì, ma anche non solo diciamo l'aspetto della fattibilità, ma e capire quali sono le cose principali e più importanti, perché poi sai, anche quando uno studia un percorso, un corso in generale, le informazioni ce ne stanno mille. Ovvio. E poi magari quelle più importanti è come se passano un po' sotto, ma in realtà sono poi quelle che fanno un po' la differenza, quelle piccole cose che fanno diciamo la differenza. Certo. E diciamo questo anche con le consulenze con te, questo poi anche Mattia lo dice sempre, insomma Marco ci dà sempre una grande mano perché ci dà sempre quella visione un po' la seconda faccia della medaglia, no? Quella che poi serve un po' a tutti, ma che comunque Distaccata, meno è distaccata, emozionale. meno emozionale, esatto, e comunque cioè più diretta. Perché Certo. poi noi siamo presi dall'operatività, dal lavoro, dalle cose, quindi Bravissimo. quando fai tante cose e non ti accorgi di alcuni dettagli che magari ti sfuggono, ma che in realtà fanno la differenza. Sono d'accordo, cioè io noto questo pattern, chiamiamolo così, che poi siete comunque un caso studio importante, non è che lavoro con tante persone comunque strutturate come voi che si muovono con così tanta velocità, ma proprio perché sono io a fare pochi percorsi, perché poi richiede un input, insomma un impegno non indifferente, quindi c'è un po' questo tema qui. Bene, noi abbiamo iniziato luglio, quindi sarà praticamente fra poco un anno, 12 mesi precisi. Che tipo di risultati ora avete ottenuto? Su che range state? Magari quanti immobili avete? Siete più sulla gestione, sulla sublocazione? Allora, diciamo quando abbiamo iniziato a luglio e eravamo a 4 unità, 4-5 unità, cioè quindi 4-5, no scusa, esattamente erano un immobile che era un affittacamere, un altro appartamento, quindi 5 unità, quindi 3 appartamenti e 5 unità. Oggi diciamo siamo a 23 unità in gestione, cioè tra Pazzesco. gestione e sublocazione, tenendo conto che 4-5 immobili li abbiamo tolti, abbiamo fatto un po' di giro, Un po' altrimenti di comunque. ristrutturazione portfolio, Sì, diciamo. li abbiamo dati via, insomma, non abbiamo più continuato con i proprietari, altrimenti saremmo stati, diciamo, anche a 27-28. Ci sono ancora alcune cose in ballo che, diciamo, dobbiamo chiudere da un paio di mesi. Diciamo, inizialmente avevamo un po' l'idea anche di arrivare a tanti immobili, anche 100, no? Poi, lavorando sia anche con te privatamente, ma anche con un altro formatore, il discorso qual è? È un business per la maggior parte a basso margine, nel senso che comunque le gestioni, ecco, a meno che non prendi appartamenti lusso, sublocazioni e cose così, le gestioni solitamente sono gestioni a basso margine, perché comunque di là Certo. le spese e le cose, quindi o ne hai tanti o comunque ne hai pochi, ma di un determinato target. Quindi anche con Mattia ci siamo detti come vogliamo arrivare all'obiettivo, cioè in che modo ci vogliamo arrivare. E allora diciamo poi sono andato un mesetto fa, sono stato a Dubai e nel mentre comunque stavo in aereo pensavo a varie cose, no? E mi è venuto un click, ho detto noi dobbiamo trovare un po' il nostro prato verde e penso che l'abbiamo trovato perché stiamo poi perseguendo questa strada, cioè quello di investire tempo e energie su o sublocazioni, cioè quindi escludere un po' tutte le gestioni in generale, oppure diciamo prendere situazioni dove ci sono affittacamere e guest house, perché spesso e volentieri noto questo pattern che è molto, ma molto, diciamo, lasciato un po' da parte, ma in realtà sono strutture che Hanno tanto comunque potenziale. hanno tanto potenziale, ecco, parlando proprio di numeri, come ti dicevo prima, ho preso una struttura adesso ad aprile e Qui a già Roma, giusto? Qui a Roma. Sì, qui a Roma, quartiere Esquilino, Ok. davanti, diciamo, alla chiesa Santa Maria Maggiore per chi comunque ci ascolta. Certo. E era una struttura ovviamente i proprietari già, diciamo,
utilizzavano, già lavoravano, insomma sono 15-20 anni poi che stavano lì. Il punteggio booking era basso, tutti gli espositori nelle camere, le macchinette del caffè, il bollitore per il tè, un servizio H24, abbiamo un po' ripulito diciamo tutta la struttura, essendo comunque due affittacamere che in totale sono 12 camere. E allora ad aprile abbiamo chiuso intorno ai 26.000. Con 12 camere? Con 12 camere partendo il 10 di aprile. Okay. Quindi il primo giorno ho ricevuto circa 19.500 euro di prenotazioni. Ovviamente che sono arrivate poi per maggio, anche io, aprile, certo. Maggio, giugno. Comunque poi aprile abbiamo chiuso a 25-26.000 di fatturato della struttura e a maggio siamo a quota 57.000 euro solo con Booking. Solo con Booking, poi penso un altro 1.000 euro con Airbnb perché abbiamo dato precedenza ovviamente a Booking, avendo loro già account Booking e poi ovviamente il... è anche vero poi che se è tutto occupato Airbnb poi non lavora. Ovvio. E diciamo poi abbiamo capito che con questi numeri se io prendo questo tipo di lavoro e lo riporto su altre NX strutture, che sia in sublocazione, che sia in gestione, ovviamente io, cioè, tenendo conto che è una struttura che io ho il 20% più IVA, okay, come guadagno, quindi fatevi un po' i conti, leviamo le pulizie, le ho della biancheria, insomma, quello che mi ha dato sto appartamento sto mese, che ovviamente bilanciando anche il tempo che sono stato lì, o comunque se dovessi assumere una persona, ma il tempo che ci ho investito rispetto al guadagno è un per non so quanto, insomma, nel senso che rispetto a altre strutture dove magari hai più rotture, c'è quella pretesa anche dell'ospite, il proprietario non è consapevole perché magari chi fa la locazione turistica c'ha uno o due appartamenti, i proprietari che ancora abbiamo ma che diciamo probabilmente taglieremo, non hanno la consapevolezza dell'affitto breve, cioè non capiscono che è un settore a medio-lungo termine, che c'è un lavoro che dipende dal mercato, il target, cioè, anche se io affitto a un prezzo più alto, il tasso di occupazione è quello. Cioè non posso, cioè ho un limite, mentre ci siamo accorti che con la guest house, prendo poi ad esempio anche altre situazioni, altre persone che conosciamo che hanno strutture di questo tipo, allora lì capiamo che sicuramente è stato fatto un buon lavoro e c'è un buon lavoro dietro, perché diciamo so di un'altra struttura che con 12 camere aveva fatto massimo 40.000-45.000, quindi siamo rimasti sorpresi anche noi perché non ci aspettavamo sto boom, diciamo così, improvviso in generale, no? Quindi mi immagino io prendendo un'altra struttura anche in quella zona in affitto o comunque nella gestione con un proprietario consapevole, comunque anche quello che poi ci potrà dare, no? E quindi dico, allora non conviene più averne 100, conviene averne magari 10 appartamenti o 5 affittacamere, 10 affittacamere in generale, poi diciamo non ci poniamo limiti anche sulle zone se sono Roma, Milano, Venezia, però capisco poi la potenzialità perché comincia a essere non più un qualcosa a basso margine ma alto margine. Se ho alto margine io posso pagare e dare servizi agli ospiti, posso mettere persone, c'è tutto un giro, diciamo, no? E vai a ottimizzare, diciamo, perché se io dico come PM faccio un servizio ad un proprietario che ha un appartamento che può fare 5, 7, 8, 10 mila euro al mese, lo stesso tipo di servizio, lo stesso tipo di input, o meglio quasi, lo posso dare a una fitta camere che magari ha 8 stanze, 10 stanze, 15 stanze e moltiplicare massivamente quelli che sono i guadagni, quindi prendere una percentuale su un volume più importante e guadagnare di più. Paradossalmente a parità di impegno quasi, perché magari un appartamento ti impegna più o meno come avere 8 stanze, poi le stanze sono più o meno praticamente le stesse moltiplicate, quindi non è che devi fare 27 annunci, devi gestire un annuncio fatto bene su Booking, è sempre quello il ragionamento, quindi capisco il tuo ragionamento. Come è la mia direzione di andare verso gli appartamenti lusso? È molto simile come idea, diciamo, è un po' trovare quel prato verde che nessuno spiega, esatto. Che nessuno ovviamente, cioè come un po' quando tutti vanno a destra e tu vuoi andare a sinistra, no? Come spesso spiega anche questa cosa Dan Kennedy, che dice insomma di trovare proprio il prato verde, perché poi in realtà sono anche il discorso lusso e anche affittacamere o alberghi, però quello è un livello un po' più superiore, certo. Mi accorgo che comunque sono temi poco trattati, nel senso che pattern che io, cioè una situazione che io rivivo anche qui a Roma, no? Perché poi conosco l'immobiliare, ormai ci sto da 5 anni e sento che qualsiasi persona, faccio Airbnb, faccio Booking, apro la camera e ok, va bene, oggi. Però se tu vuoi strutturare un lavoro a lungo termine non puoi pensare apro l'appartamento, perché comunque oggi soprattutto a Roma ci sono delle normative, mentre dall'altra parte ci può essere la persona non consapevole che spera di fare qualche soldo in più, diciamo mettendo la casa poi su Airbnb e Booking. Quindi questa cosa è molto ricorrente, soprattutto qui a Roma, ma sicuramente anche in altre parti d'Italia, perché poi si sta un po' più espandendo questo discorso anche con i corsi, con le ad che fanno anche su Facebook, quindi sono sempre più persone, però
secondo me entro qualche anno poi i privati, cioè o lo fai in maniera imprenditoriale o a livello alto, medio alto, o comunque è inutile. Esatto. Sia per un discorso, se possiamo dire, di concorrenza in alcuni settori, in alcune situazioni, perché secondo me per i privati c'è la concorrenza, per chi lo fa in maniera seria no, perché anche questo risultato che abbiamo avuto noi a maggio con questa struttura, e cioè noi di fronte siamo pieni di alberghi, di hotel. È un messaggio importante. Cioè nel senso, io ho aperto questa struttura e lì in zona penso ce ne siano 100-200 alberghi e fittacamere, comunque poi il discorso è l'ospite quando viene pretende e pensa che si trova in un albergo, quindi tra alberghi o fittacamere ce ne sono centinaia lì in quella macro zona e comunque ho ottenuto il mio risultato. Questo sta proprio a dire il fatto che la concorrenza non esiste. Se tu sai dare un servizio, se tu sai dare una qualità, tenendo conto che Roma è una delle prime, o se non la prima città per il turismo in Italia, cioè quando ci sono più persone che vengono piuttosto che strutture ricettive, allora è ovvio che non c'è la concorrenza. Cioè, secondo me questo è un po' il nostro motto. No, lavorando bene, differenziandosi e utilizzando un approccio professionale, non hai competizione da un certo punto di vista, poi per carità non è che operi in un vuoto e sei da solo, non facciamo passare anche il messaggio errato dall'altra parte, però non c'è quella concorrenza di cui parlano assolutamente. Bene, quindi avete fatto questa esplosione in termini di portfolio. Questa io lo chiedo sempre, la difficoltà principale che avete trovato nel farlo? Allora, la difficoltà, che penso che sia un po' quella di tutti, è perseverare, perché un aspetto che secondo me non viene citato, cioè molti anche su internet la fanno molto facile, cioè prendi su Airbnb l'immobile, metti 10 immobili, fai 5.000 euro al mese, però non è così. Ovvio. Non è così perché, ma neanche un discorso di competenze, perché sicuramente ci sarà qualcuno più competente di noi che magari conosce alla perfezione il revenue management oppure le politiche Airbnb o Booking e magari noi abbiamo più strutture e ottimizziamo di più. È un discorso anche di credenze, di paradigmi, anche il perseverare, no? Quando comunque interagisci con determinati argomenti, capisci che ci sono alcune cose, capisci che comunque ogni cosa ha il suo tempo di gestazione. È normale che se io so che semino sono sicuro che poi arriva qualcosa. Se prima o dopo questo non lo possiamo sapere, perché sennò ci avevamo a sfratezzarlo. Però sono sicuro che comunque poi arriva, cosa che magari tanti non hanno. Cioè tanti non hanno la perseveranza, la pazienza. Cioè noi comunque siamo partiti e ti dico abbiamo comunque investito parecchi soldi. E penso più di 45-50 mila euro, perché poi ogni appartamento, poi adesso ci siamo un po' fermati, ogni appartamento comunque mettevamo un tot soldi per l'agente immobiliare e il segnalatore, 1.000-2.000 euro per aiutare il proprietario a ristrutturare e diciamo poi anche grazie a te questa cosa, grazie a varie consulenze, a vari click che abbiamo fatto, abbiamo modificato questa cosa, perché comunque ci siamo resi conto che lo puoi fare solo su alcune situazioni. Ovvio. Lo puoi fare se ovviamente è un discorso a lungo termine e ovviamente però capisci che all'inizio quando vedi che investi 5, 10, 15 e le strutture ci sono ma non hai ancora fatto quel passo in più, è la perseveranza che ti aiuta, perché se tu vedi lo stato fisico dici ah ok, la struttura, ho preso una struttura magari che non sta proprio centrale, ce n'ho un'altra però l'ho presa una percentuale bassa perché era la prima e comunque sto investendo dei soldi e non so se. Allora, se uno si focalizza molto sull'aspetto come dire, sull'aspetto fisico, allora lì è un problema. Se invece tu speri e crei quella fede, quel credo sull'obiettivo, su quello che tu andrai a fare, allora lì sì che è un po' quello che ti dà quel fuoco, ti dà quella cosa, dici cavolo, a me non interessa nulla, io prendo, arrivo a quell'obiettivo che voglio, recupero e ovviamente vado avanti, avanzo, insomma, sistemo, anche perché poi è quello che dico sempre anche a Mattia in generale, è che comunque abbiamo una società. Bene, quindi ora siete molto strutturati a Roma, però piano in futuro magari avete nuove zone in mente. Io so che comunque fate qualcosina, lo so, a Venezia, qualcosina a Milano, però avete magari piani futuri, volete conquistare ancora di più questa città, volete espandere? Allora, diciamo, su questo Mattia non è sempre molto più aperto, nel senso lui dice sempre anche all'estero. Diciamo, non ci manca il coraggio su questo, ecco, perché un'altra cosa che diciamo per cui dobbiamo ci si sta d'aiuto è il fatto che comunque anche l'entrare in sintonia, trovare persone, cioè mi spiego meglio. Quando ci avete proposto la situazione a Venezia, noi subito ci siamo mossi per trovare persone, collaboratori, gente sul posto, perché è ovvio che si apre una struttura
per quanto io possa automatizzarla, c'è sempre necessità, nei peggiori dei casi, dell'intervento di qualcuno. Certo. Quindi su questo siamo stati, diciamo, bravi, un po' di merito ce lo prendiamo. E quindi poi ci siamo allargati su Venezia. Quando è stato su Milano, stessa cosa, perché poi facendo un po' una rete di contatti, un po' di conoscenze, abbiamo trovato un po' la ditta di pulizie che conoscevamo, e l'operaio magari per i lavori, cioè tutta una serie di cose che comunque all'inizio sono fondamentali, perché quando firmi un contratto d'affitto e sai che c'hai solo 10 giorni, soprattutto per Venezia, che sentendo vari preventivi per montare 4 lampadari, 700 euro ci hanno chiesto, quindi capisci che abbiamo trovato un operaio, un amico tramite Mattia, 50 euro, insomma, ha fatto tutto. E abbiamo fatto queste cose, insomma, però capisci che le conoscenze, le relazioni poi anche su questo fanno bene, fanno la differenza. Piani futuri, diciamo, adesso vogliamo strutturarci bene su Roma e sulle città dove siamo e poi capire un attimo, perché è ovvio che se il nostro piano è avere delle guest house, delle fitte camere, nulla toglie ovviamente di averle anche in altre città. Ovvio, replicare il quindi modello. Replicare il modello ovviamente con le stesse situazioni e farlo ovviamente anche diciamo in altre città. Per il momento però stiamo continuando e spingendo molto su Roma, perché vogliamo proprio strutturarci ancora di più e avere un po' delle basi più solide e diciamo creare un po' delle quella fondamenta che proprio sono lì. No, diciamo creare quella macchina insomma che poi va da sola. Esatto. Quindi diciamo ci stiamo lavorando, ci stiamo muovendo e stiamo cercando altre strutture dove intanto replicare questo discorso a Roma. Una volta fatto su Roma andremo ovviamente su altre città. Sì, ci sta. Quello sì. Molto meglio, bene. Ti faccio l'ultima domanda che appena mi è venuta in mente ora un dettaglio, perché voi conoscevate già gli affitti brevi prima di comunque rivolgersi a comunque l'ammiralità, dove abbiamo strutturato questo percorso. E magari volevo capire perché avete valutato magari dei cambiamenti, perché la maggior parte delle persone che intervisto mi dicono: Marco, non conoscevo gli affitti brevi, non avevo sentito parlare, ho visto te, deciso e sono partito. Mentre voi avete fatto comunque una transizione e prima facevate anche altro, eravate già comunque nel mondo formazione, avevate già comprato dei percorsi formativi, quindi volevo un attimo capire anche cosa ha motivato questa scelta, che differenza sì. avete trovato, a me mi aiuta sempre comunque come feedback. Allora, diciamo che noi abbiamo iniziato con un altro formatore, ma senza, diciamo, fare nomi. Sì, certo. Abbiamo preso dei percorsi, sinceramente quel percorso parlava di cose di 3-4 anni fa e non era rimasta un po' l'età della pietra. Okay. Ho preso anche delle consulenze con questa persona, consulenze parlato quasi del nulla. Ho preso altri percorsi, quindi un servizio chiave in mano, dove comunque abbiamo perso i soldi, non sono stati restituiti e ci proponevano le case a Pietralata o lo scantinato della metro C in periferia. Okay. Servizi di consulenza one to one con il consulente di riferimento, gli abbiamo detto che c'avevamo una situazione sotto mano, volevamo mettere 50.000 euro, ha sbarrato gli occhi come se lei, no, perché rimani nel forfettario, non crescere. Cioè, paradossale. Cioè, io faccio impresa ovviamente per non pagare più tasse, per guadagnare meno, cioè apro il bar per incassare meno soldi, okay. Diciamo questo un po'. Vabbè, diciamo quindi tutta una serie di cose, non eravamo soddisfatti, quindi poi Mattia mi mandava, cioè soprattutto lui ti seguiva un po' su YouTube, diceva: Marco è bravo, sentiamo un attimo le consulenze. Dopo uno o due mesi insomma abbiamo contattato Matteo e abbiamo deciso insomma di entrare nel percorso. Io diciamo inizialmente non ero convinto perché già c'avevo un pregresso, è giusto. Quindi giustamente dico vabbè, vediamo, la qualità poi si vede nei risultati, quindi ovvio. Quando comunque tu, cioè tu ti puoi esporre, secondo me è una visione mia un po' della vita, tu ti puoi esporre e puoi ostentare o dire un qualcosa nel momento in cui dimostri che lo puoi fare, ma se tu parli di qualcosa e la qualità non c'è e le persone che comunque lavorano con te non ci sono come era di là, capisci che questo viene un po' meno. Si vede, si percepisce. Quindi diciamo che noi, ecco, la differenza è che anche grazie alle tue consulenze rispetto a di là, una cosa importante su cui abbiamo lavorato è l'acquisizione, un altro aspetto fondamentale che molte volte non viene trattato, viene trattato poco. Sì. A noi adesso ci ha aiutato perché comunque siamo arrivati a 23 unità rispetto a quando ne avevamo iniziato con te, stavamo a 4, poi qualcuno abbiamo tolto, insomma abbiamo preso 24 unità, un decina di appartamenti, poi abbiamo migliorato e ci saranno sicuramente molte cose da migliorare, perché non si smette mai di migliorare e crescere, perché se non cresci decresci. Quindi
E se io penso anche a persone che nel settore ci sono da 10 anni, gente che arriva da 100 unità in 10 anni, noi siamo a 24, 23 quelle che sono in un anno, dico cavolo, sicuramente il merito è anche il tuo, insomma, oltre che ovviamente l'azione e magari lo sforzo nostro, però è anche avere una persona che ci guida giustamente nel vedere un po' qual è l'obiettivo giusto, ecco. Quindi questo sicuramente è anche merito vostro, merito tuo, insomma, perché se no anche con i servizi, la qualità che comunque dai, la serietà, cioè sono tutte cose che non sono scontate oggi. Certo. Io poi sono già nel mondo dell'immobiliare da tanti anni, quindi le persone ne vedo e ne conosco, ci parlo tutti i giorni, giornalmente. Quindi so che significa comunque, cioè, purtroppo in giro ci sono tante persone che non lavorano bene, quindi so poi quando trovi una persona seria, mi riconosci. È una cosa importante, è un valore che comunque apprezzi tantissimo. Dani, ti ringrazio ovviamente per le parole, per la disponibilità, è stato veramente un piacere, vedremo di acquisire nuovi immobili, sì. Come sempre, farò magari un secondo episodio fra qualche anno. Esatto. Con 100 affittacamere, benissimo.